Aspetta, mi metto l'occhiale. Io respirato. Gentili telespettatori di Eleven Sport, ben trovati qui dal Pala Quaresima di Cingoli per la 23esima giornata, ottava di ritorno del campionato di Serie A Beretta maschile. Tra qualche istante scenderanno in campo le formazioni della Pallamano Conversano e della Santarelli Cingoli. Conversano, attuale capo classifica con 8 punti di vantaggio sulla Raimond Sassari. Conversano che nelle 19 partite disputate ha subito solo una sconfitta, un pareggio, e ha riportato 17 vittorie. Squadra a tutti gli effetti, la squadra da battere quest'anno, la più seria candidata alla conquista dello scudetto. Il Cingoli viene dal pareggio, dall'ottimo pareggio esterno con la vice capolista Sassari, rimediato sabato al Pala Santoro, Santoro di Sassari, 30-30 il risultato finale. Una partita che si prospetta avvincente. Il Cingoli deve recuperare due gare esterne, due scontri salvezza in quel di Molteno e in quel di Trieste. Con quest'ultima squadra il recupero è già stato fissato per mercoledì 21 aprile, mentre il Conversano deve recuperare solamente il derby con il Fasano che ancora ricomincerà a giocare dalla prossima settimana. Fasano che con i problemi legati al Covid deve recuperare ben 5 partite. Ancora qualche istante prima dell'inizio della partita possiamo dare la lettura delle formazioni. Il Conversano scende in campo con il numero 10 De Giorgio, con il numero 1 Di Caro, con il numero 12 Di Giandomenico, con il numero 2 Fontana, con il numero 8 Giannoccaro, con il numero 39 Amzic, con il numero 33 Lupo, con il numero 17 Nelson, con il numero 32 Pignataro, con il numero 26 Radovcic, con il numero 23 Rossetto, con il numero 27 Rosso, con il numero 16 Scarcelli e con il numero 6 Sciorci. In panchina mister Alessandro Tarafino. Risponde la Santarelli Cingoli con il numero 8 Antic, con il numero 7 Ciattaglia, con il numero 33 Cirilli, con il numero 16 Collelluori, con il numero 17 Di Caro, con il numero 6 Garroni, con il numero 20 Gentilozzi, con il numero 3 Iaziri, con il numero 4 Ladakis, con il numero 18 Latini, con il numero 10 Mangoni, con il numero 13 Nuccelli, con il numero 15 Rotaru, con il numero 19 Capitan Strappini e con il numero 21 Tobaldi. In panchina mister Sergio Palazzi, coadiuvato da mister Analla. A dirigere l'incontro i signori Castagnino Emanuele di Siracusa. Vedete le due formazioni, il Cingoli è alla vostra destra in divisa completamente nera, mentre il Conversano alla vostra sinistra in divisa interamente verde. Dicevamo, tutto è pronto, le squadre sono schierate per il loro ingresso in campo. Ecco, c'è l'ingresso in campo delle due formazioni.
Purtroppo, come sapete, la gara si disputa ancora a porte chiuse qui alla Pala Quaresima di Cingoli. I signori Castagnino e Emanuele alla prima designazione in assoluto quest'anno qui alla Pala Quaresima, e in assoluto anche per la Santarelli Cingoli, la coppia siracusana. Ultimi istanti ancora, c'è il saluto della coppia arbitrale e i cronometristi seduti al tavolo. La prima palla sarà per i verdi del Conversano. Mi correggo, la prima palla, il primo possesso sarà della Santarelli Cingoli, alla destra dei vostri teleschermi in maglia, dicevamo, in completo nero. Tutto è pronto. Si inizia, la Santarelli schiera da destra verso sinistra, ma nei primi sette Mangoni, Rotaru, Strappini, Ladacchi, Santic, Garroni, in porta Andrea Colleluori. Primo possesso palla del Cingoli, dicevamo, la Dacchis a Rotaru, lo scambio tra i due adesso con Ivan Antic e Garroni, ancora Antic, passaggio al pivot, riesce questa combinazione con Strappini che va a realizzare la prima rete di questo incontro per il Cingoli. Subito Conversano, Lupo, Kramzic, esce Lupo, entra Ignazio De Giorgio. Cambio probabilmente attacco difesa tra Lupo e De Giorgio, ancora De Giorgio per Hamzic, Nelson, ancora De Giorgio, Hamzic, ancora De Giorgio che va al tiro, va a realizzare, trova il varco De Giorgio, va a realizzare la rete del pareggio, riparte veloce il Cingoli, Antic, Nelson, il tiro sul palo, recupera Mangoni e c'è il rigore per il fallo di Radovcic sull'ala destra Filippo Mangoni. Antic sulla linea dei 7 metri contro di Gian Domenico e Antic realizza. Ivan Antic, 2-1 Cingoli. Attacca il Conversano, De Giorgio in posizione di centrale, Hamzic, Nelson, terzino destro, Hamzic, De Giorgio, ancora Nelson, ancora De Giorgio per Nelson, Hamzic, ancora lo scambio tra i tre giocatori. Ancora Hamzic, il tiro e la rete del numero 39 del Conversano che va a pareggiare 2-2. Ladakis adesso cerca a rotare un varco, Mangoni, Ladakis va a realizzare nel 7 la destra di Pasqualino di Gian Domenico. 3-2 Cingoli, adesso un piccolo problema per Giannoccaro, non pensiamo non sia nulla di grave.
De Giorgio Nelson, il conversano che si riporta lentamente in avanti. Nelson ancora. De Giorgio, lo scambio tra i tre giocatori centrale, terzino destro, terzino sinistro, il conversano. Ora De Giorgio, Nelson, De Giorgio che libera Nelson e purtroppo non riesce, passaggio all'ala, riparte il Cingoli, la Dakis per Rotaru, fallo su Rotaru. Dicevamo Nelson che non è riuscito a il passaggio a Rossetto, la palla poi si è persa sul fondo e subito è ripartito il Cingoli in attacco. 3-2, 3 minuti e 45 secondi in questo istante. La Dakis, Antic, Garroni, ancora Antic per la Dakis, Amzic fa buona guardia, ancora Antic, passaggio all'ala per Filippo Mangoni, la parata di Gian Domenico. Veloce e ancora Amzic con un tiro da fuori. Cecchino infallibile, 3-3. Nessuno del Cingolo è uscito in difesa sul tentativo di Amzic da fuori, che è andato a segno con un tiro schiacciato sotto le gambe di Andrea Colleluori. Ancora Cingoli adesso in avanti, Antic, Rotaru che cerca l'attacco, Mangoni, Antic sfugge la palla e poi la recupera il conversano, subito in avanti con Nelson, poi si fermano i verdi per organizzare un nuovo attacco. Nelson, De Giorgio, Amzic, ancora De Giorgio che scambia con Amzic, ancora De Giorgio cerca di liberare Radovicic ma c'è l'intervento di Mangoni, palla in fallo laterale già battuto, Giannoccaro per De Giorgio, ancora Conversano in attacco, De Giorgio, Amzic per Nelson, Giannoccaro, bella la combinazione, bella la combinazione con Nelson e ancora il Cingoli fermato sulla rimessa veloce. Cingoli in attacco ancora con la Dakis, Antic, Garroni, ancora Antic. Il tiro di Ivan Antic che sorprende di Gian Domenico, c'è il pareggio del Cingoli. Recupera palla sempre il Cingoli per Mangoni, Mangoni in contropiede, realizza Filippo Mangoni, vantaggio del Cingoli 5-4 dopo la traversa colpita in attacco dal conversano. Sulla ribattuta il contropiede del Cingoli. Riparte ancora il Cingoli, la Dakis, Ivan Antic, Rotaru, all'ala per Garroni che non riesce però a concludere. Strappini, parata di Gian Domenico sui 6 metri, liberato Strappini, e Gian Domenico risponde subito con il piede. Ancora palla però al Cingoli. Ancora la Dakis, Antic, Rotaru.
con Antic che stava per perdere il pallone e poi recupera Ladakis, che va a realizzare questa volta cambiando angolo di tiro alla sinistra in alto di Gian Domenico. Amzic, Nelson, 6-4 Cingoli, 8-12 sul cronometro. Giannoccaro, Nelson, De Giorgio, Nelson, Rossetto, ancora Nelson, poi Amzic che cerca un varco, De Giorgio, buona la guardia, la difesa del Cingoli, Nelson è lasciato però solo Giannoccaro, che va a realizzare ancora una rete, la seconda personale. Antic, adesso Ladakis, la palla all'ala per Garroni, poi Mangoni che viene scaraventato a terra da Radovcic, recupera palla il Cingoli, palla difficile per Garroni che ha cercato di girarla dal lato opposto del campo verso Mangoni. Palla comunque ancora in attacco per il Cingoli, Antic, Ladakis, Rotaru che cerca il passaggio al pivot e la rete di Strappini, la rete di Strappini, servito da, ci è sembrato, Rotaru. Riparte lentamente il Conversano, sempre De Giorgio, Amzic, De Giorgio. Ancora De Giorgio, adesso Rossetto che riceve per Amzic, ancora De Giorgio, il passaggio, ancora Giannoccaro. Sempre il Conversano che trova questa combinazione con il proprio pivot. Adesso c'è l'ammonizione per Nelson per il fallo su Antic. ...7-6... al decimo minuto e 30 secondi di gioco qui al Palaquaresima di Cingoli tra Santarelli, Cingoli e Conversano. Garroni, Antic, Cingoli in attacco, Ladakis, la parata di tiro centrale, la parata di Gian Domenico. Adesso il contropiede velocissimo di Rossetto che va a segno per la rete del pareggio. Subito però il Cingoli, c'è un'invasione questa volta fischiata a Strappini, reo di aver messo un piede all'interno dell'area. Amzic, riparte il Conversano, Nelson viene difeso da Antic. Amzic, Radovcic, 7 pari adesso il punteggio. Ancora Radovcic per Amzic, De Giorgio, Nelson. Rossetto, Amzic, Conversano, c'è un'invasione di Rossetto, palla al Cingoli, riparte Antic fermato da Nelson, però Ladakis subito, Rotaru veloce, fermato da Giannoccaro, 9 metri già battuto, Cingoli ancora, Antic, poco servite le ali fino a questo momento, Antic fermato da Radovcic. Strappini ancora, Ivan Antic, Rotaru ben servito da Antic, va a realizzare un nuovo vantaggio per la Santarelli Cingoli, 8-7. Amzic, Nelson,
Lei Giorgio, ancora Nelson per Amzic, adesso Radovcic. Nelson lascia ad Amzic il palleggio e l'intervento di Colleluori non riesce ad evitare la rete di Radovcic per il pareggio, la prima per Demis Radovcic, 8 pari. Ancora Cingoli con Ladakis e Antic ancora cerca Rotaro e non riesce il passaggio al pivot, la palla recuperata da Lupo, poi lanciato Rossetto che va a realizzare, palla persa dal Cingoli, subito ne approfitta il Conversano per portarsi in vantaggio. C'è un fallo su Antic che non è riuscito a il passaggio all'ala per Garroni, 9 metri già battuto Ladakis per Rotaro. C'è il primo vantaggio adesso del Conversano, 9-8, 14 minuti sul cronometro. Antic in palleggio, perde l'equilibrio Ivan Antic, fischiato un passi ancor prima di cadere a terra. Esce Lupo, intanto cambio, diciamo, attacco difesa tra Lupo e Ignazio De Giorgio. De Giorgio, Amzic, Nelson. Adesso Amzic, Radovcic, Nelson perde la palla e poi la recupera De Giorgio. 9 metri ancora per il Conversano. Giannoccaro già battuto, De Giorgio, Nelson, ancora De Giorgio, Amzic da fuori, la palla questa volta è sul palo ma la recupera Rossetto che dall'ala non perdona, terza rete per Rossetto, 10-8, adesso doppio vantaggio Conversano. Ladakis e questa volta Strappini, ben servito da Ladakis. Bella la combinazione, riporta il Cingoli a meno 1, 10-9 Conversano. Partita fino a questo momento abbastanza bella. Adesso è uscito Antic per Mister Palazzi per dargli un po' di riposo, è entrato Cirilli. Rossetto, De Giorgio, intanto Nelson, passaggio a Radovcic e c'è ancora la rete, la posizione di pivot di Radovcic. Ancora Conversano più 2, 11-9, Rotaru, Ladakis, questa volta il tiro si perde di un soffio fuori e può ripartire il Conversano. Conversano adesso in attacco con De Giorgio, adesso Lupo per Radovcic, De Giorgio che ancora trova il spiraglio giusto, batte il Cingoli, ancora ribatte subito con Strappini. In evidenza i due pivot, Giannoccaro da una parte e Strappini dall'altra. ...10-12... Conversano. Giannoccaro, Lupo, adesso che Lupo che
sta giocando anche in attacco con Amzic in panchina, De Giorgio per Rossetto, Rossetto la parata di Colleluori. Questa volta ci mette la manona Andrea Colleluori sul tiro di Rossetto. Intanto è entrato anche il giovane Tobaldi nelle file del Cingoli. La Dakis, Tobaldi. E c'è l'ammonizione al numero 33 del Conversano, Jacopo Lupo. Intanto ecco le prime rotazioni anche nelle file del Cingoli. Entra Ciattaglia all'ala sinistra al posto di Garroni, i due 2003 del Cingoli in campo, Tobaldi con il numero 21 e Ciattaglia con il numero 7. Antic, Tobaldi, Ladakis, Antic, Ivan Antic, la rete di Ivan Antic, ancora più uno Conversano. Tanto anche Tarafino manda in campo col numero 27 rosso per far rifiatare Nelson, De Giorgio e anche Sciorci nella posizione di pivot al posto di Giannoccaro. Rossetto, De Giorgio, Lupo, ancora De Giorgio, Lupo, e c'è lo sfondo di Lupo su Cirilli. 9 palla al Cingoli, Tobaldi, Ladakis, Antic adesso viene attaccato da Rosso. Il tiro di Mangoni, para di Giandomenico. Riparte il Conversano, Rosso, De Giorgio, che rallenta il ritmo dei suoi. Chiama lo schema il numero 10, il centrale del Conversano, ricordiamo scuola noci di mister Domenico Iaia. Rosso per Rossetto, De Giorgio ancora, forse c'era un passi rilevato adesso dagli arbitri. Prontamente la coppia siciliana, Cingoli in attacco, Antic, Ladakis, Tobaldi, questa volta passi anche per il giovane del Cingoli. E c'è un time out di mister Alessandro Tarafino. Che era entrato in campo a dire qualcosa alla coppia arbitrale. Dicevamo primo time out, partita per questi due terzi del primo tempo, 20 minuti sul cronometro, 12-11 per gli ospiti, partita equilibrata. Cosa ne pensi, Giacomo, di questi primi 20 minuti? Sì, una bellissima partita, ritmi molto alti, Conversano è una grande squadra, si vede in grande condizione fisica. Cingoli di contro è riuscita sempre a rispondere al meglio al Conversano, è stata anche in vantaggio di due reti. Sta giocando molto bene la Santarelli, sta tenendo testa a una squadra obiettivamente molto più forte, ma si sapeva la vigilia, questo è un buon atteggiamento da parte dei ragazzi di Alazzi, che ovviamente con ogni punto da qui alla fine varrà doppio, perché nella salvezza abbiamo visto adesso Siracusa ha vinto con Trieste, ogni punto è decisivo, quindi la Santarelli si sta veramente impegnando e sta giocando al meglio. Grazie Giacomo. Tanto si riprende con il Conversano chiaramente in possesso palla dopo il time out, primo time out dell'incontro chiesto da Alessandro Tarafino. Tanto in chiave salvezza vediamo che l'Albaro Siracusa si è imposto 33-27 sul Trieste, mentre il Sassari ha sconfitto sul proprio terreno, ha sconfitto il Molteno fuori casa. Adesso un piccolo incidente che richiede l'intervento
del dottore. È stato uno scontro, non sappiamo ancora chi è il giocatore a terra della Conversano. E Sciorci che si riprende una botta forse all'orecchio sinistro, uno scontro fortuito di gioco. Sciorci che ha realizzato anche l'ultima rete, la numero 13 per la propria squadra, che conduce adesso con due reti di scarto, 13-11 per gli ospiti. Tanto la Dakis e il cingolo in attacco, Ciattaglia, Antic per Tobaldi, ancora Antic, lo scambio per la Dakis, la parata di Gian Domenico, fallo laterale già ribattuto dal cingoli. Tobaldi, la Dakis, Antic che adesso viene marcato da Rosso in maniera più energica, Ivan Antic, Tobaldi a cui sfugge il pallone, peccato. Lupo parte in contropiede, va a realizzare la rete, la prima in questo incontro per lui. Ancora una palla persa dal cingoli, in questo momento fortunatamente anche il Conversano butta via il pallone, riparte il cingoli, massimo vantaggio Conversano. Passaggio di Tobaldi per Cirilli, che va a realizzare anche lui la sua prima rete. Cingoli che è in partita, 14-12 Conversano. Rossetto, Rosso, De Giorgio. Amzic che intanto ha fatto ancora Lupo in campo. Ancora lo scambio con Radovicic, Rosso, Lupo, De Giorgio, ancora Lupo, tenta il passaggio a Giannoccaro, tocca con le Luori, ma la palla va in rete. Ancora in gol il pivot pugliese, 4 le reti per lui come quelle di Strappini. Tobaldi che entra tra primo e secondo, la rete di Riccardino Tobaldi, 13-15. Minuti e mezzo sul cronometro qui alla Pala Quaresima, 15 per chi attacca, 13 per chi difende. Rosso, Lupo, ancora Rosso, il taglio di Rossetto e ancora tocca Andrea Colleluori, ma la palla va in rete. La Dakis, il tiro questa volta del Greco è alto, massimo vantaggio Conversano che va a più 3 a 6 minuti dal termine del primo tempo. Escono adesso Amzic e Rosso, entra Nelson e De Giorgio, importanti queste rotazioni del Conversano che può vantare su un organico di tutto rispetto. Rossetto, Lupo, De Giorgio perde la palla la recupera, però gli arbitri richiedono l'intervento per asciugare il terreno di gioco. Dopo che Lupo e Antic erano caduti entrambi a terra, adesso si asciuga
tappeto di gioco, si può riprendere con il Conversano in attacco. Nelson, Lupo, Amzic, Rossetto, Amzic, Lupo, il palleggio, entra Lupo tra la difesa del Cingoli troppo facilmente, e adesso le reti di vantaggio sono 4 per i verdi. Fischiato un fallo in attacco al Cingoli, forse un'invasione del pivot. 17-13, Conversano ancora con la palla in mano. Cingoli che negli ultimi minuti non è riuscita a trovare la via della rete, e il Conversano piano piano sta prendendo un po' il largo. Radovcic, Nelson, Amzic, ancora da fuori Amzic, infallibile, terza rete per lui. 13-18, Ladakis, Tobaldi e Mangoni questa volta trova il varco giusto e va ad accorciare. 18-14, 4 minuti al termine, poco meno per questo primo tempo. Intanto è rientrato Sciorci al posto per fare rifiatare Giannoccaro. Tra le file del Conversano, Nelson, De Giorgio, Amzic, ancora Nelson, Amzic, e ancora Amzic va a tirare con troppa facilità da fuori. Ancora più 5, Antic, adesso Tobaldi, fischiato ancora allo sfondo a Tobaldi sul Lupo. ...30 kg di differenza tra i due, ma comunque lo sfondo fischiato alla giovane del Cingoli. 14-19, adesso il Cingoli non deve disunirsi per rimanere in partita. De Giorgio, Rossetto, Amzic, ancora De Giorgio, e il tiro anche lì facilissimo da parte di De Giorgio. Non sta funzionando bene il Cingoli in difesa, con troppa facilità. Adesso c'è il time out di mister Palazzi sul più 6 del Conversano, che negli ultimi minuti ha un po' preso il largo. Giacomo, come hai visto questa ultimi minuti del primo tempo? Beh, Conversano ha avuto la meglio, adesso un più 6 è un parziale importante, manca ancora tanto alla fine, però insomma Conversano ha un bel vantaggio. Cingoli purtroppo ha sbagliato qualcosina in attacco, e Conversano invece per ora ha giocato perfettamente e veramente sta dimostrando di essere una squadra molto molto forte. Vedremo, ma è veramente un grande Conversano, bisogna fargli solo i complimenti. Eh sì, bisognerà un po' invertire la tendenza. Adesso negli ultimi minuti il Cingoli, dicevamo, fa molta difficoltà in attacco, mentre non è altrettanto efficace in difesa. Sta lasciando ampi spazi ai tiratori del Conversano. Partita, diciamo, fino al ventesimo circa, fino a 5 minuti fa, in perfetto quasi equilibrio. Adesso invece il Conversano è andato sul più 6, un gap abbastanza rilevante. Vediamo se i ragazzi di Palazzi rientreranno in partita. Adesso si sta per riprendere dopo il time out la palla Cirilli, si riparte Ladakis, Antic, Rotaro, Ladakis, Antic, palla che non giunge mai alle ali, Antic, passaggio a Cirilli,
recupera Giattaglia, ma Rossetto. Rossetto sì, Ciattaglia che aveva quasi recuperato il pallone, invece nel proseguo dell'azione la palla poi è andata tra le mani di Rossetto, che in contropiede non si è fatto pregare, è andato a realizzare la sua quinta rete, l'ala destra del Conversano, migliore realizzatore dei suoi fino a questo momento, seguito da quattro reti di Giannoccaro e quattro da Amzic. Cingoli, Ladakis in avanti, Antic, adesso rientrato Rotaru, Ladakis, Rotaru cerca, difende Sciorci, Mangoni, molto energica la difesa e ci pensa Antic, che nonostante il muro va a realizzare una rete che mancava da qualche minuto per i locali. 1:10 al termine del primo tempo, 21-15 più 6 per il Conversano. De Giorgio, Nelson, Sciorci, Nelson, Amzic, ancora lo scambio con Nelson, il tiro di Nelson che buca ancora con le luori. Prima rete per Nelson, 15-22. Ultimi 30 secondi, forse ultima palla, ultimo attacco forse di questo primo tempo. Vediamo se il Cingoli riuscirà. Antic, il tiro va fuori. E l'ultima palla allora è del Conversano. Lupo, Nelson, Lupo ancora per Radovcic, e il Conversano a 3 secondi dalla sirena punisce ancora il Cingoli, che non è riuscito a gestire l'ultimo attacco, gli ultimi 30 secondi, lasciando poi l'ultima palla al Conversano, e si va a riposo con un punteggio veramente troppo, un passivo troppo pesante per il Cingoli. 23-15, un più 8 per il Conversano, che a questo punto difficilmente potrà essere ribaltato nel corso del secondo tempo. Adesso ci risentiamo circa fra 10 minuti dalla pala quaresima di Cingoli, primo tempo di Santarelli Cingoli Conversano, conducono gli ospiti per 23-15, dunque a risentirci tra 10 minuti circa.
Gentili telespettatori di Eleven Sport, ben ritrovati qui dal Pala Quaresima ai Cingoli per il secondo tempo di Santarelli Cingoli Conversano. Conversano che negli ultimi minuti del primo tempo ha poi, dopo i primi 20 minuti abbastanza equilibrati, ha dilagato negli ultimi 10 minuti portando portandosi a più 8 e andando a riposo, dicevamo, sul punteggio di 23-15. Adesso primo possesso palla sempre per i verdi pugliesi del Conversano, che attaccano da destra verso sinistra: Giannoccaro, Nelson, De Giorgio, Amzic, ancora Nelson, e il passaggio a Giannoccaro, ancora questa combinazione con il pivot che già nel primo tempo aveva messo in difficoltà il Cingoli. Giannoccaro va a realizzare la sua quinta rete dopo le 4 del primo tempo. Rotaru, Antic, passaggio a strappini non riuscito, recupera la Dakis. Strappini, Rotaru, Antic, il tiro è alto, riparte lentamente il Conversano. Chiaramente la squadra di Tarafino non ha interesse a forzare i tempi. Più 9, De Giorgio, Amzic, Nelson, ancora giro palla tra i tre. Amzic ancora e Giorgio per Nelson, cui sfugge il pallone. Non una giornata particolarmente positiva per Nelson. Ladakis, che ha ricevuto un colpo adesso da Amzic al momento del tiro. Nulla di grave per il terzino del Cingoli, che riprende il suo posto. Ladakis, Antic, Strappini, Rotaru, Ladakis, e ancora ci mette il piede di Gian Domenico. E può ripartire ancora il Conversano. Nelson, Amzic, ancora Nelson, Di Giorgio, Lupo, ancora Nelson per De Giorgio, per Amzic, si alza il braccio del passivo. Adesso Nelson all'ala per Rossetto. Rossetto, il passaggio ancora a Giannoccaro. Bellissima la combinazione tra Rossetto e Giannoccaro. Riparte Rotaru, ancora la difesa di Amzic, ancora c'era questa volta forse un colpo al viso rimediato al numero 4 il Cingoli, non era rilevato dagli arbitri. Rotaru, Antic, Ladakis, non si intende con Rotaru, palla persa, recuperata ancora dall'indiavolato Rossetto, che va a realizzare la prima rete questo del secondo tempo, la sesta personale per il più 11 del Conversano. In questi primi minuti ha già piazzato un 3-0, adesso un 2 minuti al Lupo e un 7 metri per il Cingoli. C'è il cambio, esce in porta per questo 7 metri, entra Pasquale Di Caro al posto di Gian Domenico.
Antic sulla linea dei 7 metri. E Antic con un paio di finte fa sedere Di Caro e poi va a realizzare la prima rete di questo secondo tempo del Cingoli. Conversano saldamente al comando, 26-16 più 10. È entrato intanto anche Sciorci adesso in questo secondo tempo. Sciorci per Ignazio De Giorgio. Cingoli che sta accusando il colpo già dagli ultimi minuti del primo tempo. Rotaru, Tobaldi, Antic all'ala, Mangoni a cui sfugge il pallone che viene recuperato poi da De Giorgio. Un po' di confusione per il Cingoli che non riesce a sfruttare la superiorità numerica. Adesso l'extra player per Tarafino, esce Di Giandomenico in porta, entra Sciorci, Amzic, De Giorgio. Sciorci, Amzic, De Giorgio, Nelson, lo scambio con Rossetto. Sciorci sfugge la palla a Nelson, la recupera per Amzic, fermato da Mangoni. Nelson per De Giorgio, Rossetto, stoppato. È fortunato questa volta il tiro di Nelson, stoppato dalla difesa del Cingoli, ma è andato a finire sulle mani di Giannoccaro che ha realizzato ancora la sua settima rete personale, 28esima per il Conversano. La Dakis a Rotaro, Cingoli un po' demoralizzato. Chiaramente non era questa la partita nella quale Cingoli doveva fare i punti salvezza, e adesso un pallonetto di Strappini, 17-28. Sette minuti sul cronometro di questo secondo tempo. Conversano, ancora Nelson che recupera palla, De Giorgio, ancora Nelson e il tiro del Mancino questa volta va a segno, seconda rete per Nelson. La Dakis che si libera con un bel palleggio e della difesa del Conversano e va a realizzare la rete numero 18 per il Cingoli, terza personale dopo le due realizzate nel primo tempo. Adesso la Dakis ha realizzato la terza rete personale. De Giorgio ancora, Rossetto, fischiato un'invasione all'ala del Conversano. È bellissimo il servizio adesso a Strappini che va a realizzare ancora, 19-29. È stata fischiata un'invasione a sinistra qua l'ala Rossetto che si era trovato in posizione di ala sinistra. Il Cingoli ne ha approfittato con un veloce contropiede. Ora De Giorgio
Hamzic, Nelson che adesso ha cominciato a scaldare il braccio. Ancora segno, tocca Gentilozzi ma non riesce a trattenere il pallone che finisce in rete. Adesso due minuti alla Dakis. Non abbiamo capito il motivo. Molto contrariato il terzino greco del Cingoli per questi due minuti. Cingoli in extra player, esce Gentilozzi in porta, rientra Antic. Tobaldi, Rotaru, scambio con Antic, ancora Tobaldi, Mangoni, Tobaldi, e che va a realizzare ancora Riccardo Tobaldi, ruba il tempo alla difesa, esce adesso Rotaru, rientra Antic, Cingoli in inferiorità numerica, 30-20 il punteggio. De Giorgio, Rossetto, Nelson, Hamzic, parata con i piedi di Gentilozzi. Esce Gentilozzi, Cingoli ancora in extra player per l'inferiorità numerica, rientra Rotaru, Antic, Rotaru, 10 minuti circa sul cronometro, 20 ancora da giocare di questo secondo tempo. Tobaldi, Rotaru, ancora Tobaldi, Rotaru, la rete di Rotaru. C'è un due minuti per Hamzic, penso, sì, per Hamzic, secondo due minuti per lui. Tanto esce Di Gian Domenico, entra Sciorci, extra player ancora adesso anche per il Conversano. Sei giocatori per parte, sono fuori per due minuti un giocatore, cioè Ladakis per il Cingoli, Hamzic per il Conversano, Lupo, De Giorgio, Rossetto, velocissimo, palla questa volta che non riesce a Giannocaro, ma recupera sempre De Giorgio. Entra adesso e Ignazio De Giorgio va a realizzare ancora nonostante il fallo. Veramente bravo questo ragazzo, il playmaker, per usare un termine cestistico, vero regista del gioco del Conversano. Sfugge la palla ad Antic e la parata questa volta di Gentilozzi su Rossetto, che ha peccato un po' troppo di presunzione. Palla all'ala per Garroni e primo tiro che va fuori. Purtroppo le ali oggi poco servite del Cingoli. 21-31 il punteggio. Rientra Lupo, ristabilita adesso la, no, ancora il Conversano in inferiorità numerica, recupera palla Cingoli e non va questo tiro di Gentilozzi, che ha tentato di sorprendere la porta di Gian Domenico che stava rientrando, la porta era sguarnita, ma non è andata a buon fine il tiro da porta a porta di Gentilozzi. Intanto è stabilita la parità numerica, è rientrato Hamzic, ancora De Giorgio, il passaggio
fischiato un fallo di piede al Cingoli, non erano d'accordo i giocatori locali, ma 9 metri per il Conversano. Amzic con De Giorgio che ancora ha lo scambio tra i due, ora con Nelson, sempre De Giorgio che va dentro e va a realizzare ancora la sesta rete personale. Adesso Mangoni che non riesce. Reclamava un colpo al viso Mangoni, ma gli arbitri hanno fischiato un 9 metri. Rotaro, Ladakis, adesso Antic. Passaggio non riuscito a Cirilli. Ladakis recupera, ancora Antic. Rotaro, il tiro. Tocca ma di Giandomenico, ma non impedisce la rete. Terza rete per Rotaro. 22-32, sempre più 10 del Conversano. Siamo circa a metà del secondo tempo. Vantaggio più che rassicurante per la formazione guidata da Alessandro Tarafino. De Giorgio, Rossetto, Amzic, De Giorgio ancora. Contropiede e la palla rubata da Amzic a Mangoni. Non è anche da questi piccoli particolari, si vede che oggi non è giornata per il Cingoli. Un contropiede che poteva andare a buon fine con una palla sul palleggio recuperata da Amzic a Mangoni. Amzic ancora. Nelson che i 2 minuti alla Dakis, questa volta un po' eccessivi, perché la Dakis aveva poi lasciato passare Nelson senza commettere nessun tipo di fallo da dietro laterale, però gli arbitri hanno ritenuto opportuno dare i 2 minuti. Cingoli in inferiorità numerica, Rotaro in extra player, è uscito Gentilozzi, 6 giocatori di campo, adesso Rotaro. Porta sguarnita, palla a Tobaldi, Antic, Cingoli che non riesce. La difesa di Rosso su Rotaro. Interrompe il gioco per permettere di asciugare il tappeto di gioco. 33-22, 16 minuti circa sul cronometro. Conversano che sta conducendo largamente. 33-22 il punteggio. E Mangoni dall'ala, questa volta buca le mani di Pasqualino di Giandomenico. 23-33, Cingoli che non riesce a fare uno strappo per cercare di rientrare, almeno rientrare in partita. Adesso la parata di Gentilozzi su Amzic. Esce Gentilozzi, rientra Antic, Cingoli sempre in inferiorità numerica.
Rotaro. E c'è il fallo di Giannoccaro. Due minuti per il pivot. Fallo fortunatamente senza conseguenze per Rotaro, un fallo un pochettino pericoloso. Antic. La parata questa volta di Gian Domenico. Anche per Antic oggi non una delle migliori giornate. Rientra adesso la Dakis. Squadre in il singolo è in superiorità numerica per l'esclusione di Giannoccaro. Extra player per il Conversano. Porta sguarnita, Lupo, Nelson, la porta è sguarnita e c'è il palo a porta vuota di Garroni. Dicevamo, anche da questi piccoli particolari si vede che oggi non è giornata per il Cingoli. Già due volte con la porta sguarnita la Santarelli non è riuscita a realizzare la rete. Rossetto, Rosso, Nelson, Lupo, De Giorgio all'ala per Rossetto, Lupo. C'è l'invasione fischiata al Conversano in attacco. Fallo è... era invasione, quindi la palla, il fallo doveva essere battuto all'interno dell'area. Tobaldi per il Cingoli, Rotaro per Antic, fermato da Lupo. Rotaro, Tobaldi, Antic questa volta è riuscito a passare. Prima rete dopo quella prima rete su azione di questo secondo tempo per Antic, dopo l'altra realizzata su rigore, la sesta personale nel numero 8 del Cingoli. Ancora questa rete, la rete di Sciorci. Riparte il Cingoli 34-24, sempre più 10 per il Conversano. Esce Gentilozzi, entra a Rotaro, Cingoli ancora. E la Dakis questa volta. Cingoli che ha tentato l'extra player con 7 giocatori di campo, ma la parata di Gian Domenico ha evitato la rete, la bella sul tiro di Ladakis. Amzic, Nelson, De Giorgio, ancora De Giorgio, lo scambio ancora con Nelson. Giorgio, la finta non si intende questa volta con Nelson, la palla va in fallo laterale, riparte il Cingoli, Antic con la Dakis, entra ancora Rotaro. Cingoli che tenta l'uomo in più in attacco con la porta sguarnita. Due minuti a De Giorgio che aveva chiuso sull'attacco di Rotaro.
Rotaru, Tobaldi, Antic murato da Nelson, contropiede, riparte Amzic per Rossetto, implacabile Rossetto. Straordinaria la velocità di quest'ala che va sempre a mille. Ancora Garroni, purtroppo la palla tocca la parte alta della traversa e va sul fondo. Rossetto, Nelson, e c'è il time out del Conversano di mister Trafino, 35-24, Conversano più 11, e 8 minuti circa al termine. A te Giacomo per un commento di questo secondo tempo. Sì, Conversano sta gestendo molto bene, fa impressione sinceramente la loro condizione fisica, tanto di cappello, riuscire a tenere così tanto, riuscire a correre in questo modo. Cingoli comunque non sta sfigurando, comunque sta cercando di tenere Obotta. Il passivo del primo tempo ovviamente si è fatto sentire, c'è stata un po' di sfortuna qui con il palo di Garroni, la traversa, insomma Cingoli un po' anche un sfortunato, ma lo sapevamo che contro il Conversano sarebbe stata una gara difficile. Come dicevi tu prima, non è sicuramente oggi l'occasione per far punti. Comunque Cingoli sta onorando l'impegno fino alla fine, cercando di sopperire a questo svantaggio. Grazie Giacomo. Ultimi 8 minuti di gioco qui alla Palaquaresima. 35-24 conduce il Conversano, che si appresta a ottenere la sua 18ª vittoria su 20 incontri fin qui disputati. Dicevamo un solo pareggio e una sola sconfitta per la squadra del presidente Roscino. Ancora la combinazione con Sciorci, questa volta che fa il vice Giannoccaro. Rotaru, Ladakis, Antic, Rotaru, ancora la parata, questa volta doppia parata su Antic, il numero uno di Caro, doppia parata del portiere subentrato di Gian Domenico. Prima a metà altezza, poi bassa con il piede, ha negato la gioia della rete a Ivanic. Adesso è entrato nel frattempo Rosso e è andato a riposare De Giorgio. Amzic ancora, tiro basso schiacciato, prima rete di Amzic nel secondo tempo. Antic, Rotaru, il passaggio a Cirilli che non riesce a girarsi. Buona la difesa di Rossetto e Sciosci. Entra adesso Iazziri al posto di Mangoni all'ala destra. Rientra anche capitano Strappini. 7 giocatori in attacco, porta sguarnita per il Cingoli. E questa volta riesce il passaggio a Strappini, c'è la rete del capitano Cingoli, 7ª rete per lui, 25-37 il punteggio. Rosso
per Nelson, adesso c'è il passivo, passaggio all'ala non riesce, recupera palla il Cingoli, Rotaro, passaggio alla Dakis, il tiro basso schiacciato e la rete di Ladakis. 26-37, ultimi 5 minuti di gioco qui alla Pala Quaresima. È entrato in campo intanto nelle file del Conversano anche il giovane con il numero 32 Pignataro. Amsic, passaggio all'ala, non riesce per Lupo, la palla va sul fondo, recupera la palla Cingoli, Rotaro, Ladaki, fischiati passi a Rotaro, contropiede del Conversano, ancora Rossetto che alla a poco più di 4 minuti dal termine ancora va a una velocità impressionante. Antic, Ladakis, Rotaro, sfugge ancora il pallone, poi lo recupera, ma ancora Rotaro, ancora uno sbaglio. Nelson a porta vuota, realizza ancora per i suoi. Errore di Rotaro, pagato a caro prezzo ancora dal Cingoli. Punteggio veramente a questo punto anche troppo severo per la squadra di casa. All'ala e la parata sugli Azziri ancora di Caro. 26-39. Ancora Conversano, 3 minuti alla fine in attacco, Lupo adesso, Rosso, ancora Amsic, tiro stavolta va alto, il tiro del numero 39 del Conversano, riparte Ladakis per il Cingoli, Rotaru, ancora Ladakis e il tiro questa volta incrociato sul secondo palo di Ladakis va a segno. Quinta rete per il numero 4 del Cingoli, 27-39, 2 minuti e mezzo al termine. Intanto è entrato anche il giovane Fontana all'ala sinistra per il Conversano con il numero 2. Pignataro, Amsic, Lupo, Rosso, Lupo, Amsic, ancora Lupo. Passivo, passaggio al pivot non riesce, c'è ancora segnalazione di passivo, non sappiamo ancora quanti passaggi siano rimasti. La palla recuperata dal Cingoli, Ciattaglia in contropiede, Ciattaglia realizza dopo aver recuperato palla in difesa, partito il contropiede del Cingoli. 28-39, un minuto e mezzo circa al termine dell'incontro. Rosso, Lupo, adesso ancora per Rosso, lo scambio, passaggio all'ala, c'è l'invasione e non riesce il passaggio all'ala di Rosso. Rotaro, Ladakis, cambio con Ciattaglia, Ladakis, Rotaro, ancora lo scambio tra i due, ultimo minuto di gioco, Rotaro che non riesce ancora, ancora palla al Cingoli in attacco, 45 secondi al termine, Ladakis, c'è la rete, ancora sorprende questa volta sul primo palo il portiere di Caro. 29-39, ultimi 30 secondi, Rosso, Amsic, Sciorci,
Adesso Pignataro, ancora Amzic, Lupo, Rosso, Lupo, Amzic fermato da Cirilli. 10 secondi, c'è il passivo, Rosso, Lupo, tiro stoppato dalla difesa del Cingoli e finisce qui l'incontro. Il Conversano vince al Palaquaresima di Cingoli, netto il punteggio finale 39-29, netta la superiorità della squadra di Alessandro Tarafino, superiorità che si è concretizzata già negli ultimi 10 minuti del primo tempo, in cui i verdi di Conversano hanno chiuso la prima fazione con un più 8 significativo, 23-15, per poi concludere l'incontro con un più 10, vincendo per 39-29. Dalla Palaquaresima di Cingoli è tutto, l'appuntamento per martedì prossimo 6 aprile alle ore 19 per la gara di recupero della Serie A Beretta femminile tra Santarelli Cingoli e Cassano Magnago. Da Mirko Massieri e Giacomo Rasselli è tutto, un saluto da Cingoli, arrivederci al prossimo appuntamento.